Buongiorno a tutti, abbiamo ospiti oggi Giuseppe Cardone e Maurizio Garofalo. E allora Maurizio, intanto potresti gentilmente presentarci chi è Giuseppe Cardone, questo signore di età matura. Cardone è un gentiluomo di una certa età, con sì, una passione spirituale. Che classe sei? 57. 56, ah, pensavo. Beh, molto più giovane di Vasco Rossi. Ecco. Un anno più di me e tre anni più di te. Giusto. Siamo coetanei. Sì. No, due anni più di me. Due anni. Io 59. Ah, tu sei 59. 58, 56. Stiamo già divagando. Beh, ok. Qui? Va bene. No, io ho una passione smisurata per la fotografia in bianco e nero e peraltro senza eccedere in quella che oggi potremmo definire l'immaginazione della post-produzione digitale, cioè certo, la fotografia anche quando è molto potente, anche quando è molto bianca e quando è molto nera, sì, è comunque una fotografia molto misurata. Io l'ho conosciuto a un festival in Toscana, grazie a Gio Pedisano, che sì, mi aveva detto: sei in Toscana, verrà a trovarti un amico che ha delle splendide foto di jazz. Sì. È venuto, me le ha mostrate, erano tantissime, ed erano una più bella dell'altra, per cui abbiamo deciso subito, all'istante, di fare un piccolo libretto che fosse un vero taccuino, tant'è che si chiama Jazz Notes. Molto molto carino. La cosa divertente di questo progetto è che io e lui non ci siamo mai visti realmente in studio per lavorare, cose del genere. Abbiamo gestito tutto il viaggio per l'Italia. Man mano che ci incontravamo per festival facevamo riunioni in un bar e con un taccuino iniziavamo a prendere appunti e stilare il programma del libro. Anche per questo è venuto in mente di farne veramente una sorta di taccuino. E ci sono davvero tutti. Tu sai che io sono un appassionato di musica, ho fatto da giovane anche il miglior musicista. Tu sei lì, cioè proprio musicista, anche docente anche del conservatorio. Per me era un piccolo esame di verifica, nel senso che man mano che realizzavo il volume dicevo ce l'ho, mi manca, lo conosco, non lo conosco. Sì. E ci sono talmente tutti che lo potremmo definire una garzantina del jazz, sì, se non fosse che nelle garzantine le voci sono in ordine alfabetico, mentre qui è stata prestata un'attenzione quasi maniacale agli accostamenti delle immagini al ritmo che doveva avere la narrazione, perché non ci si pensa sempre, ma quando tu pensi un libro l'unità di misura non è mai la singola pagina. Certo. Perché tu non vedi mai una pagina, vedi sempre una coppia di pagine. E allora decidere che cosa c'è in quel singolo specchio che è la tua unità di misura diventa molto importante. Ma scusate, però non sei stato, possiamo darci del tuo, certo, non sei stato fotografo da no, sempre. Io fotografo da 45 anni. Sì. Ma il mio mestiere... Eri appassionato, molto appassionato, esatto, di fotografia, sì, ma non facevi... come il fotografo, non ho mai fatto il fotografo di professione. Okay. Io sono un ingegnere, la mia professione è stata quella di prima fare il tecnico in azienda e poi dirigere le aziende. Quindi il mio mestiere è stato questo. Dirigente di un'azienda. Sì, sì, più aziende di diversi settori. Certo. E contemporaneamente non ho mai abbandonato la fotografia. Beh, questo non si abbandona, no? Cioè, esatto, ovviamente. Esatto. È una passione. Sì. E quindi è un appassionato che... E quindi sei andato in, diciamo, pensione adesso? Ho attivato una pensione privata in attesa di poter avere la pensione, non ancora, certo, all'età. Non stai più lavorando? Pochissimo, lavoro part time. Quindi stai impiegando tutto il tempo, o la maggior parte del tempo ora è la fotografia. Per la fotografia. Sì, e sono contento. Anche perché, cioè questo livello che tu, no, parli e non avevamo mai sentito in 20 anni fa, cioè come sì, un grande fotografo. Io non ero in nessun social, chiaramente nelle relazioni
private, sì. Ero del gruppo fotografico Laika, quindi Berendo, certo. Giorgio Granzi, Mario Salandra, sì, Ernesto, sì. Fantozzi, insomma, sì, li conosco, sì. Conosco tutti, li frequentavo tutti, però diciamo non lo facevo sapere. Ma che cosa ti ha spinto allora di fare quasi di professione ora? Perché visto che stai veramente vincendo premi, no? Ho assunto la coscienza piena che più di 120-130 anni non vivrò, no? Per cui dico a questo punto, ma fammi fare qualcosa che mi piace. Certo. E quindi ho fatto una scelta di vita. Certo. Quindi frenare sull'aspetto professionale, visto che potevo permettermelo grazie al lavoro che ho fatto precedentemente. Quello che desidero farlo anch'io, ma purtroppo non c'è per dedicarmi a questa compagna di vita, sì, sì, che sì. È la fotografia, quindi, che mi fa star bene. Certo, nasce questa passione quando avevi 20 anni? Sì, un pochino meno di 20 anni. Sì. Un pochino meno di 20 anni, sì. Sì. Con che macchina hai cominciato a fotografare? Canon AE1 nel 1976, perché prima usavo le macchine fotografiche di mio padre, che erano Ferrania, Lince 3, queste, certo. Cose. E comunque mi hanno insegnato a poter capire la luce, perché non c'era l'esposimetro, sì. Quindi... E poi, diciamo, la prima macchina fotografica seria è stata la Canon AE1. Certo, certo. Poi ovviamente sono stati di Laika, giusto? Sì, ho incontrato il lato, chi dice oscuro della forza, ma io dico il lato luminoso della forza, che è Laika. Sì. E io penso che ognuno deve utilizzare gli strumenti a lui più consoni, ovviamente, certo, no? Certo. Però riconosco che con Laika ho migliorato il mio modo di fotografare. Certo. Perché sono andato sempre più vicino, sì. Perché ho usato sempre ottiche man mano più larghe, certo. E quindi mi piace il reportage. Come cito, cioè, sì. 20 mm è troppo stretto, allora vado a 18. Sì, sì. Sì. Ho comprato da te il 10 mm poi grande, certo. Ero venuto con mia moglie, ma ci hai fatto anche una foto qualche anno fa. Certo. Ma ad esempio, queste foto sono state scattate con la pellicola. Tutte a pellicola Leica M7. Sì, però in jazz o backstage, eccetera, hai avuto anche limitazione, no? Perché 3200 ISO, non so che pellicola hai usato. Fuji Neopan 1600. 1600. La usavo sempre. 1600 senza tirare. Non tirata. Non tirata. Se non l'avevo disponibile usavo HP5 o a 400 o a 800. Sì. Però se io avevo la Fuji Neopan 1600 usavo sempre quella, ma anche in spiaggia a mezzogiorno, nel senso io sapevo che uscivo con Leica, con una Fuji 1600 io portavo a casa la fotografia in qualsiasi condizione di luce mi trovavo, ed è la verità. Anch'io sono molto orfano della Neopan. Io utilizzo 3X, normalmente 3X, e secondo anche le condizioni tiro su, tiro giù, cioè alla fine sì, si 3X, cioè poi... No, io sono orfano di Neopan 400. Neopan 400 la pellicola. Ogni volta che montavo nella Leica la Neopan 400 mi sentivo Salgado. Certo. Sentivi. Cioè, hai detto bene. Allora, senti, non potevo. Parliamo di ho saputo che Giuseppe era di passaggio. Messicana. Sì. Perché io ho saputo che era di passaggio a Milano. Anzi, complimenti, congratulazioni. Grazie. Non potevo non venire a salutarvi per la ragione per cui Giuseppe si trova a Milano, e che è che questo piccolo capolavoro, ed è veramente un capolavoro, ha appena vinto il premio per il miglior libro dell'anno al Photo Festival Milano, Le immagini rilegate. Libro rilegate. Sì, sì. E queste sono rilegate. Rilegate della Photo Festival. Sì. Giusto. Beh, chi l'ha guardato ha avuto buon occhio. È ispirato ai libri giapponesi. Ah sì? Sì, perché questa apertura delle finestre è una tecnica progettuale che nasce in Giappone, tipica del Giappone, e questa scelta è perché, come ha detto prima Maurizio, no? Lì le immagini si osservano a due, qui addirittura anche a due o a tre o a quattro, e l'editing è stato successivamente fatto, guarda questa immagine qua,
molti mi chiedono, ma è la stessa immagine o sono due, vedi? Si certo. parlano talmente che non si sa. Certo. E l'osservazione dell'oggetto mentre lo sfogli, Pier Giorgio Branzi mi ha detto molto gentilmente, sembra cinematografico, sembra di vedere un film, perché la correlazione delle immagini è tale che l'occhio cerca subito la successiva dopo aver visto la precedente. E questo è stato di ispirazione giapponese, mi ha aiutato a realizzarlo, so che vi conosce, lo conoscete, Luciano Zuccaccia. Certo. Ma quando sei stato in Messico? Qualche anno fa sono stato in Messico, ma erano tutte foto inedite, non avevo mai messo mano. Il lockdown mi ha costretto a rimettere mano agli archivi, a sistemare le cose, quindi ho ripreso queste immagini, sono tutte a pellicola, anche qui è Leica M7 35 e 21. Avevo con me solo questi due obiettivi e ho scansionato e ho cominciato a sistemare. Poi insieme a Luciano abbiamo fatto questa... No, devo dire che è un passo cinematografico, non solo nell'editing e nel... I testi sono di un giornalista della RAI, Luca Cardinalini, che è un collega con cui ho lavorato a Roma quando ero un giornale romano, che saluto con tanto affetto. Ciao Luca, sperando che ci guardi. Con cui abbiamo realizzato il mio primo libro fotografico nel 2006, che si chiama STTL, La terra ti sia lieve, sul senso della vita e della morte dei personaggi più famosi degli ultimi 50 anni. Quindi da sportivi a politici, dai giudici ai brigatisti, dagli attori, proprio uno spaccato. Lui ha fatto una raccolta di quello che loro pensavano sul senso della vita e della morte, o attraverso le interviste se erano in vita, o dai familiari, o da una ricerca dagli archivi della RAI o dai giornali principali, e io ho fotografato l'ultima dimora di tutti loro, quindi tutte le loro tombe in tutta Italia. Certo, certo. È molto interessante i tuoi racconti, anche perché tu sei partito con estrema consapevolezza e coscienza, no? Cioè sei introdotto nel mondo di fotografia, ciò che i giovani hanno bisogno di imparare col tempo, ma non hanno tempo per imparare perché devono guadagnarsi, no? Sì. Mentre, non so come dire, Ponzi, che... Cioè, fa dei libri pazzeschi anche lui, no? Okay. Cioè, però, coscienza, conoscenza per la vita, perché poi, avanzando età, logicamente, assumiamo certa responsabilità nei confronti della società, o del tuo ruolo, o che cosa serve la fotografia per te e per la anche società. Cioè, tutto questo. Sì, va detto anche che però molti giovani, al di là dell'ovvia necessità di garantirsi la sopravvivenza, hanno anche una fretta esagerata nella sì, vita. Esatto. Hanno una fretta, sono alla ricerca di una scorciatoia, vedono un successo e non sanno l'enorme lavoro che c'è dietro quel successo, gli anni che ci sono voluti e cose del genere. E quando vedo nei giovani questa fretta, mi dico, è la premessa per non andare molto lontano, cioè certo. Bisogna lasciare che la propria preparazione, la propria cultura si alimenti, si sedimenti, cresca e cose del genere. E l'idea che inizi a lavorare oggi e domani, dopodomani sei un fotografo di successo, è un sogno che difficilmente si realizza, c'è cioè, dietro tanta, tanta fatica. La mia curva di apprendimento è stata lenta, perché vivendo in Umbria non avevo la possibilità di interfacciarmi da giovane con maestri della fotografia come l'ho avuta successivamente, no? Quindi erano gli studi dei libri, vedere le mostre, però chi ha la possibilità, o per ragioni logistiche, no? Vivendo in grandi città nel mondo, o per amicizie particolari, no? Di potersi confrontare maggiormente, o addirittura meglio ancora di poter avere una base. Io sono un autodidatta, chi può avere una base tecnica da scuola di fotografia, scuola delle immagini naturalmente, la tecnica lasciamolo perdere, bisogna darla per scontato come chi suona il piano, no? Però per poi dopo essere un autore
la curva di apprendimento ovviamente sale in maniera più veloce, certo. Ma questo non significa che è identica e si sovrappone a quella dei risultati e del successo, no? Certo. Che dipende poi da tanti altri fattori. Certo. Perfetto. Senti, ma io qui vedo, perdonatemi, edizione di 200 copie, questa è la numero 35, non vedo un prezzo indicato sopra, e se un collezionista lo volesse avere? Allora, questa qui è la seconda edizione che viene 30 euro, perché sono tutti libri fatti a mano. La prima edizione, che erano 100 copie, io l'ho venduta a 20, ma non me li fanno più allo stesso prezzo, perché dice ce li abbiamo fatti, ma è molto laborioso. Dice, se li rivuoi per la seconda edizione devi pagare di più. Quindi, casa editrice è autopubblicato. Autopubblicato. Sì, c'è uno stampatore che. Stampatore chi è? Che è stampatore Poligraf di Viterbo. Sì. E vicino c'è un'altra azienda che fa la rilegatura e, certo, e l'incolla. Ma proprio sono fatti a mano uno a uno. Insomma, ma quindi sito e mail indicati sul libro. Sì. Uno ti cerca e dice sì, lo voglio su Facebook, mi trovano, mi scrivono e poi. Lo voglio assolutamente. Sì. Certo, anch'io. Tu ce l'hai qui. Ma davvero? Certo. Che onore, che onore. È un piacere. Questo libro, cioè queste foto, chi ha stampato? Il libro è stato stampato da Antonio Manta di Arezzo. Ah, Manta. Da bottega Antonio, sì. Manta di Arezzo. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Ciao Antonio. E dove io stampo anche le foto per le mostre. In questo momento io ho una mostra a Terni sullo sport, sì, commissionata dal CLT, che è il Circolo Lavoratori Terni dell'Acciaieria di Terni, dove ci sono 13 attività sportive, e questa mostra l'ha stampata Antonio Manta, anche quella lì, e certo, anche questo libro l'ha stampato. Cioè, credo che abbia dovuto ordinare qualcosa come 12 tank di nero. Sì. Sì, qualche amico mi dice che faccio il nero e nero, non il bianco e nero. Ah, quindi tu amazzi stampatore. Sì, sì. Cioè, sovrapprezzo nero. Sì, cioè, appena vede Cardoni, ah ma no, oggi, cioè no, no, scusa, cioè, no, oggi chiuso. Sovrapprezzo nero, diciamo. Sì, a me piace una fotografia con pochi segni, perché mi piace che la comunicazione sia molto diretta, certo, dal punto di vista del linguaggio. Certo. La semplificazione mi rende un rapporto più stretto con penso che ci sia un rapporto più stretto con l'osservatore. Certo. Non avendo una commissione da parte dei media, certo, io non sono tenuto ad avere un'obiettività su quello che racconto, io racconto il mio punto di vista e lo propongo. Quindi, e insieme alle storie che racconto, racconto anche me stesso, no? Certo. E quindi desidero farlo nella maniera che mi è più congeniale. Posso, certo, farlo, sono libero. Certo, certo. Soprattutto quindi, non è obbligato, non avendo preferente editoriale o committenza, non è obbligato a uno standard, come dire, comune, universale, riconoscibile, e che pertanto può permettersi un suo stile. Certo. Tant'è che io ormai posso dire che le foto di Giuseppe le riconosco abbastanza, certo, anche nella sua ecletticità, perché lui ha fatto un libro che è preciso come un laser, e poi ne ha fatto uno che contiene tutta la sporcizia dell'argomento, tra virgolette, in termini fotografici. Sì, sì. Ne ricordo uno bellissimo, a quattro mani, quello sui ceri, sulle, sì, corse dei ceri, sì, dove c'era un utilizzo del mosso incredibile, meraviglioso, e per cui può permettersi di spaziare tra i vari linguaggi come meglio crede, senza rendere conto a una committenza, ma nemmeno a una clientela, non gliene frega niente, cioè, mi va di fare questo, lo faccio. Beh, sì, immagino che incontro con Maurizio è stato anche molto bello, no, per te, cioè nel bellissimo senso, sì, perché oltre anche che anche formativo, sì, cultura fotografica immensa, ma uno stimatore, amatore, appassionato di musica, di tante cose, cioè in effetti un arricchimento, cioè no, cioè veramente, a parte siamo amici, va bene, no, però come professionista incontrare come una figura di foto editor amico, sì, come lui, è una cosa che serve a tutti, tutti i grandi fotografi. Per me è stata una
avrei voluto avere questa possibilità di incontro a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, esatto, che oggi. Sì. Mi sento meglio più forte. Tardi che mai. Sì, meglio sì. Tardi che mai. Meglio questi tardi. Sono gli incontri secondo me importanti, sì, per i giovani. Sai, quando tu hai 20 anni, 30 anni, ero un cretino. Fatto assolutamente nulla. Cioè, anche per chitarra, me, cantando. Anche per me c'è voluto qualche anno, non è sì. Che. Sì. Mi riferivo alla tipologia delle tue competenze e le esperienze, sì. Sì, il certo. Tuo omologo dell'epoca. Certo. Beh, se puoi svelarci, no? Cioè, cosa stai pensando oggi di il prossimo lavoro? Allora, se puoi dire. Il lavoro, se volete, lo switch di stile con una committenza proprio, in questo momento io la mostro a Terni, l'ho appena mostrato, si è inaugurata il 24 settembre fino al 24 ottobre nella biblioteca del CLT di Terni, c'è la mia mostra che si chiama Passione per lo sport. Ovviamente ho descritto queste 12 attività sportive che vengono svolte nel CLT, è un lavoro che ho svolto da febbraio a luglio, quindi durante la pandemia, iniziando con la ginnastica artistica, la pallavolo, cioè gli sport dove non c'era contatto ed erano permessi. Poi appena c'è stata la riapertura, verso l'estate, ho integrato con tutte le altre attività. Ovviamente qui, dove ci sono giovani, dove c'è sport, c'è meno dramma, no? C'è meno pathos, c'è comunque emozione, perché queste ragazze volano, come vedete. Sono ma questo fantastico. È digitale? Sì, questa è l'Eika M10. Ok. Sì. Questa è tranne una foto che è fatta, perché l'ho voluta fare quasi come una firma. C'è una foto fatta con M3 e con il Nano 928, che poi ti indico, e il resto è fatto tutto con M10. Ecco, qui credo che mi si riconosca comunque, ma il linguaggio è meno spinto, perché come dicevano a Roma, il grigio è commedia, il nero è tragedia, no? Quindi diciamo tennis, tira il piattello. Bene, allora Giuseppe, rifacciamo questa, diciamo, intervista con un altro punto di vista, probabilmente, no? Cioè, magari un'altra volta, sempre con ospite di magari, Maurizio. Con grande piacere. Sì, perché percorrere, diciamo, un po' la tua storia, secondo anche età, lavoro, no? Cioè, proprio sarebbe bello, cioè, così facciamo una presentazione un po' più completa. Molto volentieri. Possiamo sì, farlo. Così raccontiamo anche ai giovani che non si fa dalla sera alla mattina. No. Adesso stai facendo docente. È un po' sì. Perché sei abituato adesso ormai. Ormai sì. Bene. Noi ti ringraziamo tantissimo del tuo tempo. Vi ringrazio, è stato un piacere, come okay. Sempre. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ciao Riovici, alla prossima. E sempre viva New World Camera.